Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato.
Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Gentilissimi ascoltatori, inizia il campionato. Ci scusiamo che non abbia seguito il gol, il secondo gol della Roma, ma purtroppo era un problema tecnico, non è stata colpa nostra, è un problema tecnico, siamo dovuti, era saltato tutto, quindi era un problema tecnico, siamo ritornati allo Stadio Olimpico in Roma. Vi ricordiamo, allora, il gol della Roma è stato bellissimo, al 45esimo era passato da poco, respinta a calcio angolo di Cardoppo, poi praticamente arriva il pallone a Schick, che serve benissimo Marcano, che è entrato al posto dell'infortunato Juan Jesus e ha praticamente segnato. Allora, intanto che c'è il 2-0 della Roma, prima di rientrare subitissimo in campo vi leggiamo due notizie di mercato. Allora, Marotta vuole prendere un giocatore che interessa anche alla Roma, praticamente diciamo è arrivato, allora, quindi qualcosa di interessante. Allora, la Roma sta facendo qualcosa di interessante. Allora, dicevamo, queste notizie di mercato, abbiamo già detto che era una particina di calcio mercato night qui. Allora, vuole praticamente, legato anche a Nainggolan, qualcosa. Vuole prendere praticamente qualche giocatore della Roma, e quindi vuole scipparlo alla Roma, è molto al lavoro. Poi la Roma sta pensando a un attaccante praticamente per 20 milioni di euro, il minimo attaccante Rennes, 20 milioni di euro, praticamente classe 98 del Rennes, il valore del cartellino è 20 milioni di euro. E allora praticamente per prendere... Allora, dicevamo, vuole prendersi Pellegrini. Con le ultimissime abbiamo dato di mercato, ritorniamo alla partita che sta per reiniziare, le formazioni in brevissimo, velocissimi, stanno per uscire due cambi di Lentella, due cambi nella Virtus in Antella, esce Salvatore Caturano ed entra Matteo Mancosu, quindi Caturano esce. E poi praticamente esce il giocatore Simone, esce praticamente il giocatore, entra e entra, esce Cautano ed entra Mancosu. E poi c'è un altro cambio praticamente, esce Adorjan, entra Icardi Simone. Allora, ricordiamo intanto il secondo tempo da 37 secondi, 37 secondi. Allora, vediamo, allora, la Roma 4-3-1 al segno in porta, poi Karsdorp, Fazio, Marcacciano che è entrato a posto di Jesus, che si è fatto male, è uscito anche in Barella, Kolarov in difesa a centrocampo, Cristante, Pellegrini, attacco Under, Pastore, Calavert, comunque Muta, che è Schick, che Patrick Schick, poi il pallone praticamente, poi il 4-3-1-2 per Lentella con Paroni in porta, poi Cleo Barroni, Pellizzeri e Belli in difesa a centrocampo, Nizzetto, Balusci ed Eramo,
c'era Ardejano che è uscito ed è entrato Simone Icardi, poi la punta arretrata, i due giocatori sono davanti erano Cautano che è uscito ed è entrato Mancosu e poi a fianco c'è Deni Mota. Allora, gentili ascoltatori di Radio Inizia il Campionato, una bella partita questa, diciamo, una partita strepitosa. Allora, vedremo qualcosa di veramente interessante per quanto riguarda la partita. Intanto al tiro rete la Roma per il 3-0, 3-0 Roma, mamma mia, un altro 3-0 della Roma con un gol bellissimo di Patrick Schick, dopo un gol e un assist, ferma ancora, sempre per Schick, in contropiede, bellissimo Schick, grande giocatore, grande anche Justin Kluivert, gentili ascoltatori, grande, grandissima partita, mamma mia che gol, c'è un gol pazzesco, un gol bellissimo per quanto riguarda proprio la partita. Questa è una partita davvero entusiasmante, è una partita grande, grandissima, molto bella. Speriamo che voglia fare qualcosina di più la Roma e quant'altro. Roma amici, Roma 3-0 per il momento è già qualificata, ma non è un problema, ma non siamo ad attendere molto perché si parla, ma poi si può anche sbagliare, quindi ve lo ricordiamo. Quindi è una partita molto interessante, praticamente è una partita bellissima. Vi ricordo a tutti gli amici che ci seguono che nella stagione 15-16, già ricordando nel primo tempo, ma nella precedente diretta, ci scusiamo per l'inconveniente, abbiamo seguito il secondo gol, ma purtroppo abbiamo andato un pochino in tilt il PC, quindi è stato un problema nostro. Ancora un altro pallone recuperato bene, poteva essere recuperato da un grande giocatore per quanto riguarda la Roma. E allora è una partita davvero interessante. Poteva prendere il pallone proprio Justin Kluivert e andare a segnare. Intanto vediamo che è molto molto nervoso il tecnico dell'Entella Boscaglia, a differenza di Francesco, veramente qualcosa interessante la fanno. Quindi nella stagione 15-16 Alessandria in semifinale, quindi era una cosa storica. In semifinale sta dando un altro cartellino giallo che viene dato a un giocatore dell'Entella. Vediamo il diretto interessato, forse perché è in posizione di fuorigioco e ha tirato il tiro e il gol. Mi sembra che sia al neoentrato Mancosu, sembra il no, era fuorigioco, forse sembrava che avesse dato un cartellino giallo. Rivediamo. Sembra che sia arrivato il giallo. I due giocatori giallati l'unico giallato della Roma che Marcano poi Eramo e Baroni per l'Entella sono i due giocatori con il cartellino. Due gol di Patrick Schick, ha fatto anche l'assist man. Adesso c'è calcio in punizione in favore della squadra di casa della Roma, quindi sempre qui all'Olimpico. Daniele De Condon vi racconta questa partita molto
molto interessante, bellissima. Allora un qualcosa di veramente bello, di veramente interessante. Allora, è una partita clamorosa questa, una partita clamorosa, intensa questa. Il pallone è messo in mezzo, il pallone per Kluivert, il tiro, parata di Paroni, eccezionalissima questa parata di Paroni, mamma mia. E allora, gentili ascoltatori, è un grande bene questo. Vediamo, un grande bene. E allora vedremo cosa succederà. E allora stiamo seguendo questa partita, che è una partita davvero emozionante. E allora, una partita così emozionante, così bella, non si era mai vista proprio per quanto riguarda la Roma. Intanto il giocatore Prucci che parla con il è Paolucci che parla con il l'arbitro, che è il signor Di Paolo, sezione Mezzano, assistenti Rocco e Formato, quart'uomo Massimi, Varzacchi, Lavar, Ragni, Ranghetti. Allora è un qualcosa di buono, qualcosa di interessante per quanto ci riguarda. È una partita alla davvero davvero bella questa. È una partita davvero bella. Vediamo un qualcosa di veramente nuovo per quanto riguarda questa Coppa Italia. È una Coppa Italia davvero davvero entusiasmante questa Coppa Italia. E allora vediamo adesso che cosa succederà, gentilissimi ascoltatori. Intanto Nettella che prova ad attaccare con Pellizzeri, va il pallone all'altra parte per Mancosu, non ci arriva Mancosu, per Cleor, non ci arriva il pallone a Cleor, praticamente finisce praticamente il pallone sul fondo. E allora è un qualcosa di veramente interessante. Stiamo seguendo ancora Roma che prova ad attaccare con il pallone che è dato a Cristante, prova a Pellegrini, da Pellegrini va Alex, ma torni lì. Pellegrini dà il pallone a Pastore. Poi Pastore praticamente vede questa partita alla grande, sta vedendo una partita alla grande, proprio bella. Allora vediamo una novità interessante, sono novità interessanti per quanto ci riguarda, perché intanto la Roma andrà ad affrontare, come già sappiamo, la Fiorentina. E allora vedremo un qualcosa di più interessante, vedremo, lo vediamo sempre di più. E allora vediamo. E allora continuiamo a seguire sempre questa bellissima partita. E allora vediamo ancora di più. E allora vediamo adesso chi la spuntare più. Intanto c'è Marcacciano che ci prova fino in fondo. E allora vedremo.
che cosa succederà. Vediamo. Il pallone, un grande, grandissimo pallone quanto riguarda la Roma. Allora, vediamo che la Roma prova con il pallone con Under scarica il pallone fuori, ancora il pallone per Under. La Virtusentella prova a ripartire, riparte con Mancosu fermato dal numero 7 Pellegrini. Pellegrini, quindi vediamo, adesso vedremo un'altra partita. È una partita molto diversa. Seguiamo nel frattempo un grande match. Seguiamo. E allora vediamo cosa farà adesso. E allora è un qualcosa di molto bello, molto speciale. E allora vediamo. Vedremo adesso che farà Roma. E allora stiamo assistendo a una partita bella. C'è stato un tiro da parte del giocatore numero 34, Justin Kluivert. Tantissime statistiche abbiamo raccontate quest'oggi. Sono statistiche in grande. Allora ricordiamo che squadre blasonate. Non ricordiamo per il momento squadre blasonate che hanno vinto annate precedenti alla Coppa Italia, però sono annate interessanti, sono annate molto belle. Allora il pallone che va a Simone Icardi, italianissimo, Simone Icardi. E allora vediamo. Simone Icardi, classe 96, ha 22 anni, milita nella Virtus Entella, ha praticamente giocato 90 minuti nel 30-12-2018 con Entella Gozzano e poi ha segnato un gol per del 2, un gol nella partita vinta con la Carrarese 0, Entella 2, l'ha segnato proprio Simone Icardi. Poi vi daremo anche conto delle altre partite di quanto riguarda il nostro campionato. Allora, il pallone adesso va per Justin Kluivert, ancora il pallone, mi è servito adesso Kluivert. Va all'indietro il pallone per Cristante deve servire anche nuovo Kluivert. Cristante ancora, c'era solo Kluivert. Kolarov si porta il pallone sul fondo, Alexander Kolarov. Allora riparte subito, vuole ripartire Entella, è stato fermato il numero 29 Baroni. E allora con Baroni si è fermato da Pellegrini e la Roma può ripartire in questo istante con il numero 4 Cristante che veramente sta facendo una carriera molto interessante. Stiamo vedendolo ancora di più nel frattempo. Nel frattempo questa partita è molto molto bella, molto alla grande. Allora c'è un grande pallone. Intanto ricordiamo il gol di Schick al primo minuto, al 45esimo, diciamo al 46esimo, il secondo gol,
e poi c'è stato anche il terzo gol segnato al 47esimo. E allora vediamo, siamo al 61esimo e 40 secondi. Roma 3, Virtus Entella 0. Virtus in Entella 0. Allora vi voglio ricordare che il mercato sta andando sempre più avanti, sempre entrando sempre più nel vivo. Allora anche noi entreremo da domani, ritorneremo ed entreremo nel vivo anche noi. Ancora il pallone per la Roma, ancora un pallone per Schick, il pallone da Under, Paroni para Gegitsundar, clamoroso, grandissimo giocatore, sì, un grande giocatore, veramente ha fatto tantissimo, ha fatto tanto questo giocatore. Vediamo che cosa riuscirà a fare proprio là la Roma. Si mette le mani, si asciuga il sudore Boscaglia, perché dice è meglio che finisci la partita, ci andiamo a casa sconfitti, perché ormai la partita sta entrando nel vivo. Sempre ancora il pallone che viene recuperato da Paroni, quindi pallone incredibile, il pallone è un pallone incredibile. Vediamo. E allora vediamo, è una partita davvero interessante. Allora il pallone per il numero 34, che è Clive, che è il Justin Clivert. Ancora il pallone Clivert, che lo dà a Pellegrini. Ancora un pallone che è un qualcosa di immenso. Vediamo, pallone dato ad Alexander Kolarov, da Kolarov dato al numero 7 Pellegrini. Il pallone viene dato a Marcano lo dà a Cristante. Il pallone viene recuperato dalla Virtus Entella dal giocatore numero 4 Belli. Ancora l'Entella che ci prova, c'è Nizzetto dall'altra parte, non viene servito il numero 7 Danny Mota. Ancora il pallone in mezzo, ancora vediamo, 1-2, ci prova l'Entella ma non riesce. Allora la Roma va dall'altra parte, vediamo qualcosa di interessante. C'è un grandissimo pallone per quanto riguarda l'Entella. Poteva ripartire l'Entella, voleva andare a segnare ma non ce l'ha fatta. La Roma adesso sta provando per andare a segnare un altro gol. C'è da solo libero Alexander Kolarov, non viene visto Alexander Kolarov. E la Roma perde il pallone, no, invece lo recupera, perché il giocatore Baroni sbaglia e dà il pallone alla Roma. Adesso è arrivato fino indietro il pallone ad Olsen lo dà a Fazio, il pallone è dato a Pastore ancora va da quell'altra parte, ancora con il numero 11 Kolarov, il pallone in mezzo, il tiro, che errore di Schick, poteva segnare la tripletta Schick, mamma mia che errore di Schick, era un errore clamorosissimo, bellissimo, poteva essere un grandissimo errore, un grande errore. Vediamo che cosa succede. Ancora 1-2, il pallone in mezzo, il pallone se lo porta fuori questa volta l'altro giocatore che ha fatto bene questa sera, Gegitsonder, veramente supera anche il numero 29 della Virtus in Entella, il numero 29 Baroni, e se l'è portato proprio fuori il pallone. Adesso vedremo che cosa succederà, vedremo anche un qualcosina ancora di più. Allora Pellegrini, ancora un grande pallone per il numero 17 Gegitsonder,
recupera Eramo. Era un buon pallone per l'entrato Mancosu, ma para su para proprio Olsen. Nel frattempo, nel nostro monitor di servizio, siamo in una partita davvero clamorosa, davvero in una partita clamorosa ed entusiasmante. Allora, Schick ha fatto due gol per Patrick Schick, un grandissimo giocatore Patrick Schick, e poi ha segnato un assist. Queste sono un pochino le statistiche di Schick in questa partita. Il pallone adesso va a Paroni. Sbaglia Kluivert, allora va a Paroni, che deve, dà adesso il pallone a uno dei suoi, lo dà a Pellitzer. Il pallone va a Paolo, ritorna indietro e va Clever. Il pallone viene dato al numero, adesso era dato a Pellizzer, adesso c'è un recupero della Virtus Entella con la rimessa dal con ancora il pallone per il numero 15, il giocatore dell'Entella Pellizzer, ancora 1-2. Adesso sta per entrare il nuovissimo 17 Andrizzone per la Virtus Entella per concludere i cambi. La Roma non ne ha fatto neanche uno di cambio, e allora vediamo che cosa potrà succedere adesso con l'entrata di Andrizzone. Un Andrizzone che è un giocatore classe 92, ha 26 anni, ha segnato anche lui. Lui ha praticamente non ha ancora non ha segnato. Ha segnato l'ultimo gol, è stato il 21 aprile del 2018 contro in Serie B contro la Pro Vercelli per il 3-2. In questa serie ci ha preso 3 ammonizioni in Serie C, la partita contro la Cremonese, la partita contro il di Coppa Italia contro il Genova, la partita 3 ammonizioni, 1-2 in 2 in Coppa Italia, 2 no, 2 in Serie C, 1 in Coppa Italia contro il Genova. Il Genova perse 4-3 quella volta, quindi fatta fuori dall'Entella si sarebbe se no giocata la partita tra Roma e Genova, quindi quasi tante storie serie, quindi sarebbero rimaste le uniche due squadre al di fuori della Serie A, sarebbero rimaste il Benevento in Serie B che milita in Serie B e il Novara che milita in Serie C. Ma Entella ha battuto il Genova per 4-3, quindi si è qualificato per questo turno importante. Ancora il pallone per la Roma per Kluivert, fermato dal numero 23 Paolucci, e c'è il calcio d'angolo ancora per la Roma. Vedi, per la Roma entra il numero 7 Andrizzone, esce il numero 23 Paolucci. Il cambio sperato, intanto un cambio importante. E allora è una partita davvero davvero bella, è una partita molto molto bella. Vediamo. Quindi esce Paolucci, entra Andrizzone. Intanto siamo arrivati al 70esimo, 40 secondi, Roma 3 Entella 0. Viene battuto il calcio d'angolo in questo istante dalla Roma, che può andare, può, se segna si può portare sul 4-0. Vediamo adesso, va il proprio numero 7 Pellegrini, il pallone in mezzo, va il pallone Alexander Kolarov, via del pallone a Pellegrini. Pellegrini mette il pallone in mezzo dall'altra parte, non riesce, spazza via il numero 12 del il numero 15 dell'Entella Pellitzer. Allora un grande giocatore.
Allora ricordo che un qualcosa di clamoroso lo sta veramente facendo la Virtus Entella. Vedremo poi che cosa succederà, gentili ascoltatori. Vedremo. E allora, un qualcosa di molto bello. Stiamo dando voce tanta voce in capitolo a una Roma che è molto molto brava. I tifosi dell'Entella sono di qui, sono di tantissimi. Non abbiamo un dato ufficiale, però sono molti in trasferta. Nel settore ospiti è tanta tanta gente, perché ci volevano credere almeno, volevano venire all'Olimpico a giocarsela contro la Roma, a tifare Entella, a tifare l'Entella, perché l'Entella è qualcosa di clamoroso. E allora vedremo un qualcosa di clamoroso. Allora, adesso il pallone va Olsen. Siamo al 72esimo e 40 secondi. Roma 3, Virtus Entella 0. Vi ricordo che il Milan si è qualificato ai tempi supplementari. L'unica squadra che lo ha dovuto fare. Quindi quindi Milan ha battuto Sampdoria a Genoa ai tempi supplementari, quindi me lo ricordo, ai tempi supplementari. Allora, se praticamente il Genoa superava il turno, poteva affrontare la Roma e poteva anche essere la seconda squadra di Genoana. Seconda squadra di Genova, la prima squadra, prima, seconda, un'altra squadra di Genova a partecipare ai quarti finale di Coppa Italia. È uscita amareggiata la Sampdoria perché poteva battere il Milan, perché il Milan non è stata in grandi forme, in grandi condizioni, perché ha segnato parecchi gol per due gol nei tempi supplementari, però veramente un qualcosa di incredibile. Allora, ricordo, gentili ascoltatori, che Ok, torniamo, avremo anche tanti nostri programmi che stanno in evoluzione. Torna speciale, in questa settimana torna speciale motori. Perché? Perché torna speciale motori? Perché ci sarà, mi sa che sta per entrare, mi sa che sta per entrare il numero 18, sembrava Santon dal... Anche l'abbiamo visto muoversi Santon. Mi sembra dalla regia ci dicono che lui dovrebbe entrare. Il pallone per Justin Kluivert, Kluivert, Kluivert. Il pallone in mezzo. E gol del 4-0 per la Roma. Lo segna Pastore. Gran gol di Pastore. Grande giocatore. Javier Pastore, ex Paris Saint-Germain. Ed è ex Paris Saint-Germain 2009-2010, 2010-2011 Palermo, poi da 2011-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 al Paris Saint-Germain. Mamma mia. E allora che cosa? Allora, è un qualcosa di interessante. 4-0 per quanto riguarda la Roma. Intanto c'è il cambio, mi sembra che sia. Sì, abbiamo visto bene. No, è Zaniolo, non era Santon, era Zaniolo. Sembrava Santon, invece è Zaniolo. È entrato Zaniolo. Esce Gigi Sonder, entra Zaniolo. Gli applausi per Gigi Sonder. E allora noi siamo arrivati al minuto 76, Roma 4, Virtus Entella 0. Quindi ancora un cambio ce l'ha a disposizione ce l'ha a disposizione il giocatore, ce l'ha Eusebio Di Francesco.
L'arbitro, il signor Di Paolo, sezione Avezzano, conferma tutto perché ha visto sia il VAR Sacchetti e Renghetti. Quindi non c'era né fuorigioco né niente, in terra, ma era regolare, l'avevamo già visto noi anche in l'avevamo già visto noi. E allora era un qualcosa di bello vedere questa partita, perché è una partita così interessante, molto buona. Il pallone per Pellegrini, un pallone alla grande, vediamo. E allora è un qualcosa di strabello vedere questa partita, perché almeno ci ha messo cuore, anima e passione la Virtus Entella, che noi vogliamo dire dal nostro profondo del cuore ringraziamo, perché ringraziamo come il Benevento, come ringraziamo il Novara e come ringraziamo anche la Sampdoria, ringraziamo il Sassuolo, ringraziamo il Cagliari e ringraziamo il Bologna per aver giocato questi quarti finali, ringraziamo. Però le tre squadre che non sono in Serie A, citiamo prima quelle di C, la Virtus Entella e Novara, e poi quella di B, il Benevento, che si sono giocate alla grande queste partite. Speriamo che possa avere in futuro l'Entella ritornare in Serie B, perché l'Entella l'anno scorso ha sbagliato qualcosa, ma deve ritornare in B la Virtus Entella, come anche il Novara, quindi il Benevento deve ritornare anche in Serie A, il Benevento, perché Benevento ha sbagliato gli acquisti due estati fa, estate 2017. L'ultimo cambio mi sa che sta per entrare un volto nuovo, che mi sembra Riccardi, o è Coric o è Riccardi, dalla regia mi comunicano che sia il mi sembra che sia Coric, mi sembra mi sembra Coric, poi vedremo se è no è Riccardi, mi sembra che Alessio Riccardi, un classe 2001, ha 17 anni, sembra lui il prossimo cambio, numero mi sembra che è il numero 53 che sta per entrare, quindi allora è Alessio Riccardi, classe 2000, classe 2001, ha 17 anni, un centrocampista. Vedremo poi il cambio con chi si evoluzionerà, se si riuscirà a fare questo bellissimo cambio. Allora, gentili ascoltatori, siamo entrati negli ultimi 11 minuti e 35 secondi di ottavi di finale di Coppa Italia, Roma 4, Virtus Entella 0. E allora diciamo la Coppa, intanto ha richiamato l'arbitro Di Paolo, ha richiamato il giocatore numero 2 Cardop. Stanno festeggiando i tifosi della Roma, intanto c'è Zaniolo in barriera, l'unico giocatore in barriera, c'è tanti giocatori in aria, c'è Adizione, Mancoso, Icardi, Eramo. Allora, il pallone è eliminato ad Olsen, è consegnato ai mani di Olsen. Olsen che già vuole ripartire, ma il pallone viene preso dal giocatore numero 4 Belli e dato al portiere Paroni. Allora è ancora una partita da descrivere, secondo me. Vi vogliamo ricordare mercoledì, fra due giorni, la Supercoppa Italiana alle ore 18:30 ora italiana. Siamo collegati noi alle ore 18:30, saremo già collegati anche prima. Allora vediamo qualcosa di più. Allora vedremo cosa succederà.
Vediamo adesso. E allora vedremo un qualcosa di più. Mancano 9 minuti e 20 secondi alla fine della partita. Ormai la Roma ha passato il turno, quindi diciamo, Fiore, vi diciamo tra pochissimo tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale, ve li diciamo subitissimo. Allora, ve li già elenchiamo. Allora, tutti i quarti di finale, partiamo da questo quarto di finale. Milan-Napoli, poi la partita la Roma-Lazio, Lazio-Inter, poi Fiorentina-Roma e poi l'ultima partita Juventus-Atalanta e poi si andranno a decidere semi, quarti finale, poi ci saranno le semifinali e infine finali. Esce Pellegrini, entra Riccardi, Alessio Riccardi, classe 2001, ha 17 anni, lo ricordiamo per chi non se lo ricordasse, il numero 53, Riccardi che ha 17 anni, classe 2001, quindi lo ricordiamo, non la chi vuole sapere anche di più di questo giocatore, è un centrocampista, è uscito Pellegrini, è entrato lì, ma è uscito a dare questa opportunità Eusebio Di Francesco, che non è il campionato, però qualcosa di più. Dopo vi le diremo anche quali sono le partite di Serie A che si giocheranno sabato, domenica e lunedì c'è un colpo clamoroso, vedremo anche il pallone è andato fuori proprio del numero 32 Mancosu, quindi il pallone è andato fuori. Allora ci sono pervenuti alcune notizie importanti. Allora, allora vediamo. E allora vediamo un qualcosa di più. Vedremo. Allora, vediamo. E allora vediamo una cosa interessante. Vedremo una cosa di interessante. Allora è un qualcosa di più. Parata di Oldi Paroni in questo momento. Allora, vedremo un qualcosa di più. Allora, vedremo anche che cosa potrà fare. E allora è un qualcosa di interessante, vediamo. Vedremo anche qualcosina di più. Vedremo anche un qualcosa di più. Che cosa potrà fare adesso lì la Roma? La Roma adesso ha dei problemi.
non ha un problema adesso, lo ha nelle prossime partite, perché la prossima, allora, diciamo, non ha, fra due partite ci sarà Roma il 3 febbraio, Roma Milan le 20:30 di domenica, e allora qui saranno problemi. Poi siamo una super sfida domenica, super sfida 20:30, ma ve la non conteremo. Allora, qualcosa di più. Vedremo. Allora, vedremo tantissime cose. Allora, vi ricordo, gentili ascoltatori, che siamo all'87esimo minuto e 10 e 20 secondi. Roma 4, Virtus Entella 0. Sono anche signore tifosi dell'Entella, anziani persone in realtà, venire a vedere la partita all'Olimpico, tifosi del Virtus Entella, con una signora, la parrucca dell'Entella. Quindi una grande partita. Allora, siamo quasi in addirittura d'arrivo con questa partita, con la nostra radiocronaca. Nel frattempo vi ricorderemo. Allora, vedremo, poi faremo anche un riepilogo per quanto riguarda questi tabelloni. Ancora riparte la Roma, non riesce a prendere il pallone. Il neoentrato Riccardi lo prende, Ardizzone lo dà a Paroni, ma ancora la Roma ci prova adesso con Karsdorp, è un pallone splendido per noi, c'è Pastore, Javier Pastore, mamma mia, mente un qualcosa di più. E allora stiamo attendendo qualcosa di più. Allora, è un qualcosa di più ancora il pallone in mezzo, 1-2. Ci prova il cross in mezzo, la spazzata del numero 15, Marcano, grande giocatore Marcano, ha segnato, oltre ad avere un giallo, Marcano ha segnato anche un gol del 2-0, che ha portato alla Roma. Adesso è il pallone numero 7, Dani Mota, ancora il pallone in mezzo, il numero 24, Simone Icardi, classe 96, a 22 anni, proprio si è divorato il gol del 4-1, poteva segnare veramente. Quindi siamo all'89esimo e 30 25 secondi, siamo proprio in quindi qualcosa di più si poteva fare. Allora, è stata una partita bella, perché abbiamo visto tante cose, tantissime cose. Vi ricordo qualcosa di più ancora, il pallone in mezzo, vediamo quanti minuti di recupero vengono assegnati, praticamente vengono assegnati. Allora vediamo, sono stati, sembra, assegnati 3 minuti di recupero, vengono assegnati. Allora, intanto vediamo questi 3 di recupero, 2 di recupero, 2, uno in più, abbiamo visto male la nostra postazione, quindi 3 di recupero proprio al 90, abbiamo quasi il primo minuto di recupero. Ha sbagliato il pallone Kaslop, lo recupera il pallone Nizzetto, che è il capitano, poi il pallone a Kler, pallone recupera subito la Roma con Kolarov, il pallone va all'indietro per Pastore. Poi ancora all'indietro per il numero 20 Fazio, il pallone va al numero 11 Alexander Kolarov, mancano 50 secondi, Karsdorp, chiusura Kluivert,
Il pallone viene da dove arrivare al numero 22 Zaniolo, ex una scuola Inter Zaniolo, andiamo così più. Tutti anche persone molto anziane a vedere la partita. Una partita molto interessante. Allora vedremo, vediamo qualcosina di più nelle prossime partite anche della Virtus Entella in Serie C. Allora, gentili radioascoltatori, siamo arrivati alla fine, mancano 10 secondi e poi l'arbitro, che è il signor Di Paola della sezione di Avezzano, darà praticamente la fine della partita, decreterà la fine della partita. Siamo già arrivati al 90esimo e 10 secondi. L'arbitro Di Paola c'ha il fischietto in bocca e dice che può bastare. L'arbitro Di Paola, la partita termina qui di Coppa Italia. Il turno, questo ottavi di finale. Allora, vi ricordiamo il tabellone, un tabellone interessante. Allora, partiamo dalle partite che si sono giocate. Dalle sfide Milan-Napoli, allora ricordiamo, la Milan batte 2-0 la Sampdoria a Udi a Marassi. Nei tempi supplementari passa il turno e il Napoli batte in casa 2-0 il Sassuolo e passa il turno, quindi sarà Milan-Napoli. Poi la Lazio batte 4-1 il Novara e passa il turno. L'Inter batte 6-2 il Benevento e passa il turno. Ci sarà Lazio-Inter. Poi i quarti di finale, gli altri ottavi di finale. La Fiorentina batte 1-0 il Torino e passa il turno. La Roma batte l'Entella 4-1 e passa il turno. Sarà Fiorentina-Roma. Poi la Juventus batte 2-0 il Bologna e passa il turno. L'Atalanta batte 2-0 il Cagliari in trasferta e passa il turno. Sarà Juventus Atalanta, quindi la Fiorentina ha battuto 0 Torino, ma in casa Olimpico di Torino, quindi ha vinto per 2-0. Gentili ascoltatori, vi ringraziamo per essere stati con noi a questa Coppa Italia, bellissima partita tra Roma e Virtus Entella. Volevamo, ogni setto vanno a salutare i propri tifosi, è piena piena il settore ospiti, noi se lo meritano, anche da parte nostra un applauso, anche se lo sentite. L'ho fatto sentire applauso anche da parte mia, perché è un applauso bello, splendido, grande applauso. Gentili ascoltatori di Radio Inizia il Campionato, un grazie va da parte di tutti noi all'inizio del campionato. Ci vediamo mercoledì 16 ore 18:30, anche 18:30 per la partita, anche prima per il pre-partita della Supercoppa Italiana tra Juventus e Juventus e Milan, la Super Coppa Italiana che si giocherà proprio, non si giocherà in Italia praticamente, ma si giocherà in Qatar, in Arabia Saudita. Sono arrivate sia la Juventus oggi, il Milan era già arrivato, è arrivata oggi la Juventus. Gentili radioascoltatori di Radio Inizia il Campionato, una buona serata da Daniele De Conno, che vi ha raccontato questo bel Roma-Entella. Roma batte Entella 4-0 con i gol prima di Schick su assist di Under al 30 secondi, diciamo. Poi al 45esimo era passato da poco il primo tempo, il primo di recupero, segna Marcano su assist di Patrick Schick. Poi al 46esimo e 30 secondi segna Schick su assist di Kluivert. Al 74esimo e 48 74esimo e 20 secondi segna Pastore su assist di Kluivert. Quindi Kluivert ha fatto doppi
doppio assist, mentre Patrick Schick si porta a casa il pallone perché ha fatto due gol e un assist. Quindi ringraziamo tutti gli ascoltatori per essere stati qui con noi per questa bellissima partita. Roma batte Virtus Entella 4-0. Daniele Condo vi saluta e vi dà la buonanotte a tutti, e un applauso va ai tifosi venuti in trasferta dell'Entella, perché veramente sono stati straordinari. Grazie a tutti. Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre Radio Inizia il Campionato.